tutti, bentornati a quest'altra nuova puntata. Sapete che è molto tempo che non vi parlo di un titolo calcistico? Ebbene, torniamo a venderne uno. Non è un FIFA. Ed è, vi dico una cosa, è uno dei primi titoli calcistici tridimensionali. Sì, il primo titolo di calcio 3D. Forse lo conoscerete già, se siete vecchi quanto me. Altrimenti, riscopritelo subito in questo video, gente! Nel 1994, Sega e AM2 rilasciarono in arcade un gioco che può sicuramente piacere a tutti gli appassionati di calcio. Si chiama Virtua Striker. La storia di questo gioco non ne parliamo, non esiste, soprattutto perché è un titolo calcistico. Ma badiamo alle ciance, vediamo la grafica. Com'è secondo voi la grafica di Virtua Striker? Beh, è qualcosa di incredibile. Abbiamo ambientazioni che sono ben realizzate nel design, certo sono un po' tutte uguali l'una all'altra, e sono comunque molto belle da vedere e molto colorate. E purtroppo il pubblico, quello che sta sugli spalti ad osservare i giocatori, è semplicemente una fotografia piatta messa sugli spalti. Ma del resto dovete considerare che nel 94 la grafica tridimensionale era quasi una realtà, quindi non era proprio facile programmare bene tutti gli oggetti in 3D. Considerate perché se mettevano anche il pubblico in 3D, il gioco rallentava parecchio. Poi per quanto riguarda i giocatori, sono realizzati molto bene, certo con pochi poligoni, ma sono un po' spigolosi, certo, ma sono comunque belli da vedere, hanno degli ottimi movimenti, anche se ogni tanto le animazioni sono un po' troppo legnose, e dovete tenere presente che la grafica non rallenta per niente, rappresenta uno dei migliori esponenti del genere. Sul lato del sonoro invece abbiamo non molti effetti sonori che sono stati comunque ben studiati, che danno anche un ottimo senso di realtà, perché del resto sembra proprio di essere davvero allo stadio. E invece per quanto riguarda le musiche di sottofondo sono poche, del resto si sentono soprattutto nei menu, non durante l'azione di gioco, perché se le sentiamo veniamo distratti. Sono dei brani di accompagnamento tendenti al pop e sono abbastanza orecchiabili. Del resto riescono a sfruttare molto bene il chip audio della console, no, della scheda arcade Sega Model 1. E anche per quanto riguarda il commentatore in lingua inglese, non è un fastidioso accompagnamento, anzi è un gradito accompagnamento. Sul lato della giocabilità, che dobbiamo dire di Virtua Striker? Beh, Virtua Striker è un titolo calcistico in 3D. Il nostro scopo è quello di scegliere una nostra squadra a inizio di ogni partita e cercare di fare gol il più possibile, e cercando di non farsi battere dalla squadra avversaria. Un gameplay abbastanza semplice che del resto rimane ancora fresco. Vi garantisco che la difficoltà è abbastanza elevata. Questo cambia a seconda del tipo di squadra che scegliete e il tipo di squadra che scegliete come avversaria. Se ad esempio scegliete una squadra che è molto forte, tipo il Brasile, vi daranno parecchio filo da torcere. Stessa cosa anche l'Olanda. Se invece scegliete una vostra squadra per giocare, tipo, non so, l'Italia o la Germania, avrete degli ottimi giocatori che vi aiuteranno parecchio, non sono dei fastidi, e soprattutto avete anche un arbitro che è abbastanza bastardo, che vi darà parecchio fastidio durante il gioco, anche per i semplici falli.
Insomma, mi sembra quasi di giocare a una vera partita di calcio. E la longevità è assicurata, del resto soprattutto è un titolo calcistico. Più partite finite, più tempo starete lì a videogiocare. Purtroppo questo gioco si fa soltanto a un giocatore, non si può giocare in due, ma il meglio doveva ancora venire con il seguito Virtua Striker 2, che è uscito proprio nel 1998 in occasione dei mondiali di Francia di quell'anno. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione, gente! Ciao!